Il Kinon SP330 è uno dei proiettori di fascia alta della ditta Kinon. Come possiamo vedere, il design anni 80 lo rende anche molto carino esteticamente. Possiede un'uscita audio jack per poterlo collegare ad amplificatori esterni, regolazione del volume, regolazione del tono per poter avere più chiarezza o meno sull'audio e naturalmente la possibilità di registrare in normale o in sound on sound, cioè poter mantenere la colonna sonora originale della pellicola, ad esempio il parlato, e aggiungere musica sotto scegliendo quanto deve rimanere dell'originale e quanto invece deve essere registrato. Un tastino di registrazione e un indicatore luminoso ci indica che stiamo appunto cancellando il sonoro originale della pellicola. Poi c'è una presa AUX per ingresso di eventuali lettori CD o registratori a cassette, un ingresso microfono per il parlato e un ingresso ancora ausiliario in formato jack. La commutazione fra le due velocità 24-18 fotogrammi avviene in maniera elettronica, per cui non essendoci cinghie che si spostano è molto precisa, ecco. C'è poi la manopola per l'avanzamento indietro, in avanti e ovviamente la proiezione. Qui sopra troviamo la regolazione del framer e l'obiettivo è un obiettivo Kinon con una focale di 1.3, quindi anche abbastanza luminoso. Questo è il proiettore. Dietro poi c'è anche la presa per un'uscita per altoparlante esterno. Il funzionamento è molto semplice, basta appoggiare la pellicola all'interno della feritoria sua e avviare il caricamento. La pellicola viene automaticamente tirata senza alcun problema, come vediamo, ed uscirà dall'altro lato. Quindi basta bloccarla all'interno della bobina ricevente e possiamo a questo punto avviare la proiezione con la luce, regolare il volume e possiamo poi andare a notare la messa a fuoco. Aquí estamos en Roma, no estamos en Monza. Ya está bien que no hables, pero te dejo sin avisar. Ahora eres la mujer del comendador la noche. Ecco la presa. Debes estar más vestida que un busto. Come possiamo vedere, il quadro è molto stabile e ovviamente anche privo di qualsiasi vibrazione di qualsiasi tipo. Anche l'audio è molto chiaro e abbastanza limpido, tenendo la manopola del suono a metà. Il volume è molto forte, nonostante stiamo utilizzando l'altoparlante interno del proiettore, che è abbastanza piccolo. Anche a livello qualitativo la messa a fuoco e la qualità del contrasto è molto buona. 110. Oh mio, casi lo mando todo a tomar viento. Diga. Perdón, señor, venido adelante. No, comendador, antes de pararse espere a ver el género. Quiero saber qué diablos tenía. Estamos en casa. Sí. Hola. Bella, real, palpable. La lampada è una 100 watt, così che anche con la luce accesa il proiettore sarà comunque molto ben chiaro e visibile. Che buon tipo è, no? Sì, eres bueno, cariño. Ay, si yo tuviese un fulano como tú, sería la mujer más feliz del mundo. Al termine della pellicola la si può riavvolgere anche tenendola inserita nel proiettore, avviando la marcia al contrario. La pellicola potrà tornare indietro.